Siamo qui con Vittorio Sindoni alla proiezione di Per una notte d'amore. Chiediamo qui a Vittorio Sindoni come mai ha scelto di raccontare questa storia di questa ragazza, Giorgia, una ragazza appunto che ha avuto molte difficoltà nella vita sin da piccola. Qual è il messaggio che lei voleva trasmettere agli spettatori? Che non bisogna mai perdersi nella vita, bisogna sempre avere la speranza che un evento potrà darti la forza di andare avanti. Giorgia avrà un evento piacevole, perché anche se sarà sofferto, che in una bellissima notte d'amore fatta non solo di sesso ma di molto sentimento ci sarà un bambino che verrà, e questo bambino darà a questa ragazza la forza di andare avanti, di vincere delle battaglie che lei pensava di non avere la forza più per poterle vincere. Lei ha scelto come interpreti Vanessa Esler e Roberto Farnesi. Come mai ha scelto questi attori così giovani, però volti già noti della fiction? Beh, la Esler non era un volto noto, aveva fatto una piccola cosa in un film. Mi è stata proposta dalla produttrice, che è un'attrice importante, Edwige Fenech. L'ho incontrata, e la bellezza di questa ragazza mi ha colpito, ho capito che quello era un volto che bucava lo schermo, e credo che sarà una grande risorsa per la fiction e il cinema italiano per il futuro. Cioè, poche ragazze hanno questa bellezza luminosa, penetrante come Vanessa. Lei è una ragazza molto seria, abituata a lavorare, perché ha fatto la modella, quindi è un lavoro e faticoso. Credo che ha fatto questa fiction, ma adesso comincerà a studiare. La prima lezione è stata aver interpretato questa fiction, ma adesso si sta impegnando, studierà, andrà in America, farà degli stage qua in Italia, è già al lavoro. Fra qualche anno avremo non solo una bellissima attrice, ma una grande attrice. Adesso è una buona attrice. Perfetto, e con Roberto Farnesi come si è trovato? Roberto Farnesi mi sono trovato bene, perché Roberto ha già delle esperienze, però è una persona molto civile, molto comunicativa, si diverte a lavorare, quindi quando c'è questo clima di felicità sul lavoro il risultato è sempre buono. Per i giovani invece che vogliono intraprendere questa professione, lei quali pensa che siano le caratteristiche che deve avere un buon attore? Innanzitutto una grande passione, talento e studiare. Io penso che nessuno deve mai scoraggiare nessuno sull'iniziare una carriera. È chiaro che molto spesso si rischia di bruciare delle vite, delle esistenze, perché ci si illude di poter fare un lavoro. Io sono molto duro con gli attori, ma lo faccio nel loro interesse, con i ragazzi, quando vengono, do a tutti occasione, ma faccio sto mestiere, capisco se uno potrà avere, poi mi posso pure sbagliare, però ognuno innanzitutto deve credere in se stesso, ma poi deve lavorare e deve prepararsi, ma se non ce la fa si deve dare un limite, se entro questa età io non ce la faccio, deve avere già un'altra prospettiva di lavoro, perché sennò si bruciano le vite in attesa della grande occasione che non arriverà mai. Grazie a Vittorio Sindoni.